Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale Tarocchi di Ditti. Vi ringrazio per i commenti che effettuate sul mio canale. Vi mando un bacio grande grande, spero che stiate bene. Ringrazio tutti i nuovi iscritti e ringrazio tutti voi che state aiutando me a far crescere il canale. Vi ringrazio veramente di cuore. Ricordatevi che tutti gli interattivi sono delle letture generiche, quindi se le energie arrivano ben venga, altrimenti lasciate andare. Allora, oggi unico interattivo, unica variante, con il titolo "Ci sarà un miglioramento in campo lavorativo?" Mi è stato chiesto questo titolo, quindi io gradirei accontentare, anzi, vi dico anche nei commenti di scrivermi magari anche che tipo di interattivo vi farebbe piacere ascoltare. Vi ricordo che sono presente anche sul canale TikTok, sempre i Tarocchi di Titti, dove pubblico dei mini video molto carini. E mi raccomando, se vi fa piacere, qui sul canale di YouTube fate l'iscrizione e poi successivamente ricordatevi di cliccare la campanellina, così ogni qualvolta io pubblicherò dei video vi arriverà la notifica. Allora, bando alle ciance, iniziamo questo nuovo interattivo. Unica stesa con il titolo "Ci sarà un miglioramento in campo lavorativo?" Allora, iniziamo a percepire proprio attraverso le sibille prima che cosa è accaduto e che cosa sta accadendo attualmente in campo lavorativo per voi che ascoltate l'interattivo. Andiamo a vedere. Qua andiamo ad ampliare magari anche con i tarocchi e la risposta io la farei effettuare proprio agli arcani maggiori. Allora, andiamo a vedere, ci sarà un miglioramento in campo lavorativo? Allora, qui già vedo che ci sono state delle difficoltà, difficoltà inerenti a tutto ciò che è economico. Qui abbiamo proprio i pesci, vediamo che siamo state o stati illusi da una persona che presumo sia stata sia stato il vostro capo, il vostro dirigente nel campo lavorativo, ha messo difficoltà anche voi a livello economico, ma anche a livello familiare, perché probabilmente qui o c'è una famiglia o c'è stata una famiglia o comunque tutto ciò che si guadagnava si improntava anche nell'aiuto familiare. Diciamo che il vostro pensiero attualmente è attivare una trasformazione attraverso la bara, proprio vediamo una trasformazione nel campo lavorativo ed economico, quindi c'è stato anche un periodo dove avete pensato anche di sganciarvi da questo attuale, da questa situazione attuale lavorativa. Però è stato più forte di voi, o lo è ancora, resistere alle difficoltà, perché qui c'è un grande sentimento per voi rivolto verso la famiglia come aiuto. Quindi la trasformazione, se avverrà in campo lavorativo, ci sarà solo e esclusivamente sì per voi, per una questione economica, però vediamo anche che qui il pensiero primario è l'amore della famiglia, della casa. Quindi qui possiamo avere, voi che ascoltate l'interattivo, no? Persone che comunque contribuiscono pur stando ancora in famiglia, eh? Vediamo più varianti. Oppure qui possiamo vedere anche persone
che hanno una famiglia propria e quindi hanno trovato difficoltà nel campo lavorativo a livello economico. Siamo state, diciamo, o siete stati illusi da questo, qui esce come uomo, datore di lavoro, no? Questo gentiluomo a cavallo che ha praticamente illuso voi a livello lavorativo. Probabilmente vedo anche delle situazioni economiche, scusatemi un secondo, Quindi perdonatemi, ho ricevuto una telefonata, era importante rispondere, perdonatemi. Comunque, ecco, la situazione attuale, ci sarà un miglioramento in campo lavorativo, io la vedo attraverso una trasformazione, ma adesso andiamo ad ampliare proprio attraverso i tarocchi che cosa è accaduto. Andiamo a vedere proprio all'interno, voi sapete che le sibille ci illustrano il messaggio diretto, no? Proprio quello cicciottello, conclusivo. Però i tarocchi vanno proprio a fondo, entrano proprio nell'interattivo a spiegarci. Quindi adesso starà a me interpretare i tarocchi nel campo lavorativo che cosa è accaduto. Che cosa sta accadendo in campo lavorativo e se ci sarà un miglioramento di questa situazione attuale. Andiamo a vedere attraverso i tarocchi. Allora, intanto fondo mazzo dei tarocchi, abbiamo qui un festeggiamento, su fa breve, adesso andiamo a vedere anche se ci indicano la tempistica, un festeggiamento, soddisfazioni, un'ottima situazione che si verificherà. Avreste, scusatemi, dei nuovi inizi, arriveranno delle comunicazioni dove ci sarà un successo personale per voi. Allora, qui i tarocchi ci stanno rispondendo proprio alla domanda: ci sarà un miglioramento in campo lavorativo? Sì, ci saranno delle soddisfazioni, ottime situazioni per voi che state guardando l'interattivo con dei nuovi inizi, l'asso di bastoni, nuovi inizi dove ci saranno delle comunicazioni che arriveranno e un successo personale legato a tutto ciò che è anche economico. Qui vediamo un cavaliere di pentacoli, no? Abbiamo avuto in passato un ostacolatore, un re di spade. Qui abbiamo una persona dei segni d'aria, gemelli, bilancia, acquario, che ha messo delle difficoltà nei vostri confronti a livello lavorativo. Qui abbiamo avuto un ostacolatore, una persona dispotica, una persona arrogante, che magari trattava anche male voi che lavoravate, ecco perché c'è stata anche necessità di questa trasformazione. Abbiamo qui poi, vi vedo che vi siete allontanati, avete avuto anche ansia o l'avete tuttora quest'ansia nell'effettuare delle nuove scelte, ci sarà una vittoria dopo tante insidie, dopo tante preoccupazioni, perché? Perché incontrerete un uomo o una donna ricca di potere, quindi qui vediamo proprio una persona che vi farà delle proposte attraverso questo successo personale vostro che arriverà, recherà a voi armonia e giustizia dopo questa rottura. Quindi la domanda: ci sarà un miglioramento in campo lavorativo? Mi viene da pensare anche attraverso la torre che tutto ciò che era una crisi, un progetto che si è andato a distruggere, successivamente arriverà anche un festeggiamento, un nuovo progetto. Attraverso questo capo assoluto, questo capo di affari, questo re di pentacoli, che sarà una persona ricca di potere, ma qui intendiamo proprio una persona che vi aiuterà a livello lavorativo di cambiare, di fare delle scelte diverse,
per poi portarvi a fare delle scelte appunto di varie opportunità. Quindi il carro che ci indica proprio un movimento di un qualcosa che accadrà subito. Qui vi vedo come segni d'acqua, eh? Siete delle persone molto intuitive, mi uscite come donne regine di coppe, ma qui maschietti girate, segni d'acqua cancro, scorpione, pesci. Avete l'intuizione, che questo accadrà, questo cambiamento. Ripeto, il carro qui abbiamo la determinazione, eh? Qui siete delle persone adesso determinate nel cambiamento. E se si proporrà a voi questo re di pentacoli, accetterete questo cambiamento e dovrete poi fare questa scelta. Pianificando, organizzando bene questo cambiamento che si verificherà e diventerete forti. E penserete che le occasioni, diciamo, la scelta che lascerete non sarà assolutamente un'occasione persa, perché non avete perso niente di buono, ma il buono ve lo porterà questo re di pentacoli. Addirittura qui diventerete combattivi, combattive forti, eh? Deciderete di buttarvi in questa nuova esperienza e successivamente avete la facoltà di scegliere. Quindi qui c'è proprio la consapevolezza che riuscirete addirittura a fare delle scelte dove magari attualmente vi trovate anche a difendervi da qualcuno che non la pensa come voi, no? Per cambiare questo lavoro, ma esce la ruota della fortuna. Quindi siete pronti nel comprendere questo cambiamento dove vi porterà alla svolta, eh? Alla svolta completa. Addirittura qui mi riuscite come segni d'acqua, donne che comunque o uomini che avete un'intuizione, qui mi riconferma la carta di prima, i tarocchi che sono usciti prima, donne o uomini che avete delle intuizioni molto forti, e avete già percepito nell'aria che c'è questo cambiamento. Al momento siete calmi, tranquilli, state cercando di avere pazienza, di ottenere un certo equilibrio, qui attraverso la temperanza, e finalmente ci sarà sicuramente attraverso l'arcano degli amanti, proprio il coronare, questo scambio, questa comunicazione che arriverà, questa io la vedo come una carta di comunicazione. Perché? Perché qui abbiamo la speranza, il desiderio nel cambiamento di realizzare e di risolvere una situazione che attualmente ci fa essere pensierosi sia a livello personale che economico. Abbiamo la necessità proprio di fare questa scelta per ottenere un cambiamento, vedete come parlano, e raggiungerete, guardate che bella questa carta, eh? Abbiamo il 9 di denari, qui abbiamo proprio definitivamente, dopo tanta fondomazzo, sofferenza, angoscia e preoccupazione, una sicurezza economica. Mamma che bella questa stesa, ragazzi, bravissimi, complimenti. Allora, andiamo a vedere a questo punto in campo lavorativo quale porta si aprirà per voi che state ascoltando l'interattivo. Ci sarà un miglioramento in campo lavorativo? A voglia se ci sarà, guardate qui.
ultima carta che cosa è uscito. Avete necessità di una grande trasformazione. Adesso andiamo a chiedere all'oracolo delle porte quale porta si aprirà per voi che state ascoltando l'interattivo. Quale porta? Quale porta si aprirà per voi? La porta dell'Ade. Andiamo a vedere. La porta numero 2. Allora, sarà un periodo di bilancio, di cambiamento. Vi sentirete come di aver perso qualcosa, ma si conclude un periodo, e arriverà il cambiamento. Andiamo a trovare un'altra. Abbiamo la porta chiusa. Probabilmente qui chiudete una porta per attivare un cambiamento. Vedete come parlano anche gli oracoli, eh? La chiave per aprire le porte del vostro destino e scoprire le sorprese che la vita vi riserva, vi sta dicendo. Qui attiverete un grande cambiamento attraverso la chiusura di un qualcosa di vecchio. Io vi mando un bacio grande, speriamo che l'interattivo vi sia piaciuto. Mi raccomando, vi aspetto nei commenti. Un bacio grande dalla vostra Titti. Un bacio. Ciao ciao.